È fondamentale considerare i genitori come parte attiva della scuola. Se durante tutto l'anno cerchiamo di approfondire un dialogo e un confronto con loro, ecco che nascono e si rinforzano le alleanze fra scuola e famiglie, alleanze che possono stupirci proprio durante la festa di fine anno. Cerchiamo di coinvolgere i genitori, rinforzando le loro competenze e i loro interessi, così come cerchiamo di farlo con i bambini. Ad esempio, per permettere di vivere il momento della festa e non lasciarsi distrarre dalla smania di fare foto e video, possiamo cercare di individuare due o tre genitori che faranno un servizio fotografico e video, che poi verrà dato a tutti naturalmente. In questo caso, durante una riunione con i genitori, diciamoci insieme qual è l'importanza a livello educativo del dedicarsi al qui e ora, di non preoccuparsi delle foto e, già che ci siamo, di togliere la suoneria ai telefonini ed evitare il più possibile di non distrarsi con WhatsApp. Diciamoci quanto è importante porsi come esempio, come comunità educanti. Un'altra cosa da dirsi in modo chiaro è la gestione dei bambini durante la festa. Spieghiamo che in situazioni speciali come quelle delle feste, i bambini potrebbero comportarsi in modo inaspettato, vuoi per l'emozione, vuoi perché vivono una situazione molto particolare, che è quella della festa. Infatti, durante le riunioni, diciamo in anticipo che ci saranno bambini che si bloccano e restano appiccicati alla gamba della mamma o del papà. Ma ci potrebbero essere anche bambini che si agitano. Quest'ultimi potrebbero diventare incontenibili anche perché vogliono capire chi è il punto di riferimento delle regole. La maestra perché siamo a scuola? O il genitore, dato che è presente? Accordiamoci sulle regole da rispettare, in modo che gli insegnanti e i genitori possano intervenire senza esitazioni. Altrimenti, se l'uno aspetta che intervenga l'altro, condividere riflessioni di questo tipo possono far diventare la festa come un momento di conoscenza fra le famiglie. Poi, dato che non tutti i genitori sono presenti alle riunioni, dato che è ripetita Jovant, possiamo scrivere quanto accordato come se fosse una sorta di istruzioni per l'uso alla festa. Se proponiamo una festa, dobbiamo prenderci in carico ogni momento, così anche i genitori daranno il meglio di sé, ci sorprenderanno. I genitori possono essere coinvolti in altri modi, oltre che come una presenza attenta. A partire dai loro interessi possiamo provare a comporre dei piccoli gruppi che fanno delle proposte durante la festa. Oltre a chi fa foto e video, ci può essere chi suona, chi recita, chi balla. Ma per essere più inclusivi non cerchiamo solamente competenze spettacolari. Ci può essere un piccolo gruppo di genitori che può proporre delle letture, un altro che può proporre dei giochi, un altro ancora che fa martellare dei chiodi in dei pezzi di legno. Il ruolo dell'insegnante in questo caso è di regia organizzativa. Per far sì che funzioni una festa organizzata a zone, è importante garantire la partecipazione a piccoli gruppi. Dirci ad esempio che in ogni punto ci possono essere massimo 10 bambini con rispettivi genitori, oppure formare dei gruppi di genitori e figli che fanno un tour nelle diverse zone, meglio se questi gruppi sono guidati da un insegnante. Coinvolgere i genitori come persone attive e competenti significa cercare di condividere alcune sfide educative. È un modo per esprimere la professionalità dell'insegnante. Vi dedico la poesia di Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio. Un invito a riflettere sul fatto che il giorno più gradito della settimana è quello prima del dì di festa. La felicità di una festa risiede nella sua attesa.
Allora vi auguro soprattutto di condividere con i bambini, i genitori e le colleghe quel tipo di felicità che si può vivere solamente durante i preparativi per la festa di fine anno.